Quella soldi è stata, vabbè, la prima in assoluto, è stata la prima in assoluto in A, è stata un'emozione unica, fantastica, perché era il coronamento, diciamo, di un sogno, no? Per qualsiasi ragazzo esordire in Serie A. E avevo fatto anche una buona partita, avevo giocato 90 minuti. E questa di adesso è speciale perché la faccio sicuramente con la maglia dove sono cresciuto, dopo 4 anni magari, e sono più. Dove sono più consapevole delle mie qualità e in questi 4 anni diciamo, ho fatto esperienza che mi servirà appunto per questo nuovo campionato. Numero 10, prolungamento del contratto, una bellissima annata lo scorso anno. Ti senti anche più responsabilizzato, ti senti pronto per questa Serie Mi sento più responsabilizzato, sì, perché è un numero importante. Lo voglio onorare al meglio, sicuramente mi sento pronto. L'anno scorso è stato un anno indimenticabile, ci ha permesso appunto di coronare questo sogno sia per noi che per la gente che lo meritava. Adesso sappiamo e so che devo lavorare ancora più duramente per impormi anche in questo campionato, ma ce la metterò tutta. nel Bologna ci saranno 9 partite, non so se in queste prime gare contro l'Inter, quando giocaste in casa tu giocasti, cosa ricordi della partita? Ma sì, entrai l'ultimo quarto d'ora, eravamo sotto 1-0 e la partita finì così, però feci l'ultimo quarto d'ora, sì. La prima partita è stata appunto un'emozione incredibile, è stato l'esordio, avevo fatto anche una buona partita e a fine partita quindi era al settimo cielo. Poi vabbè, giocare allo Juventus Stadium anche per un quarto d'ora è stata un'emozione veramente unica, mi tremavano le gambe sinceramente, ero anche più piccolo, quindi è stato lì il momento più bello, diciamo, di quella parentesi. Ma poi sicuramente quando sono stato 8-9 partite senza vedere il campo, sicuramente non è stato facile. Poi ho preso la decisione di rimanere e di andare a giocare a Cesena in B appunto per fare esperienza. Quindi non tremeranno le gambe a San Siro, nonostante 70.000 circa spettatori qua. Spero di no, La sicuramente prima San Siro sì, la per prima ero in panchina contro il Milan col Bologna, non ho mai giocato. Ovviamente ci sarà un colpo d'occhio incredibile, ci sarà tanta gente, e sarà sicuramente emozionante, però rispetto a prima magari la vivrò in maniera diversa, molto più consapevole. come ti stai trovando con i tuoi compagni del comparto avanzato? C'è feeling, innamorato feeling? Ah, prima cosa sono tutti degli ottimi ragazzi, quindi sono venuti in un gruppo dove l'anno scorso è stata la sua forza perché abbiamo vinto grazie a quello. Siamo molto affiatati, quindi si sono inseriti alla grande. Poi sono giocatori, vabbè, che di certo non li presento io, hanno fatto anni di Serie A, quindi ci possono dare una grande mano, si sono inseriti alla grande. Poi, ripeto, secondo me l'affiatamento viene anche con gente che sa giocare a calcio, se sa giocare a calcio viene tutto più facile. Al di là del risultato della splendida prova, no? Anche tua personale, in Coppa Italia, che insegnamenti può dare questa gara? Visto che avete giocato anche un po' in maniera diversa rispetto al solito. Sicuramente è stata la prima partita ufficiale, non è facile fare una prestazione del genere alla prima ufficiale. Abbiamo fatto anche poche amichevoli, quindi diciamo è stato anche un modo per conoscerci tra di noi ed è andata abbastanza bene. Penso che però il campionato, la prossima partita che andremo ad affrontare sarà completamente diversa, anche se venendo da una vittoria così schiacciante magari ci ha alzato un po' il morale. Sicuramente dovremmo continuare a lavorare durante la settimana per conoscerci meglio, ma credo che verrà fuori un bel gruppo. Filippo, l'Inter non vi concederà molto spazio, almeno così prima della partita. E siete pronti a sfruttare qualsiasi occasione, anche su punizione, dove tu sei uno specialista? Sei il primo battitore della squadra? Sì, ci concederanno poco, sicuramente loro giocheranno la prima davanti al loro pubblico e vorranno fare benissimo. Sarà una partita complicata, ma credo che dovremmo andare lì con personalità.
sfruttare appunto qualsiasi errore, magari qualsiasi spiraglio che loro ci daranno in avanti. Sicuramente i calci piazzati possono essere un fattore fondamentale, come non solo in questa partita, in tutti i campionati, perché molte partite si vincono appunto per quello. Ho la fortuna di calciarle e quindi cercherò magari di sfruttarle al meglio appena possibile. Senti, questi difesa con la padula, dov'è che è apparsa già a buon punto di calcolazione? Ah, lui è uno molto generoso, attacca molto la profondità, una delle caratteristiche molto diverse dalle mie. Gli piace attaccare la profondità, allungare la squadra, quindi per me può essere fondamentale perché magari venendo più incontro mi può aprire degli spazi centralmente tra le linee. Quindi diciamo le due caratteristiche mie e sue si completano. Ripeto, anche in allenamento ci cerchiamo molto, quindi cerchiamo di conoscere lui, me e io lui per metterci nelle condizioni di fare bene entrambi. Il mister ti ha chiesto di giocare diversamente per questa stagione, visto anche i nuovi inserimenti oppure Ma credo che la filosofia del mister sia sempre la stessa. Alla fine siamo partiti un 4-3-1-2 solito, sono partito più centrale domenica, però alla fine ho giocato come l'altro anno, quindi mi allargavo sul centro-destra, dove è diciamo la mia zona di comfort, dove ho sempre giocato, quindi non è cambiato molto. Abbiamo lavorato anche su altri moduli che il mister può adottare quando vuole in qualsiasi partita, quindi però penso che la filosofia di gioco sia la stessa, rimarrà la stessa. per quanto riguarda il rinnovo, che trattativa è stata? Avete trovato subito l'accordo e sei soddisfatto di aver prolungato la tua esperienza qui? Sì, l'accordo l'avevamo trovato già a maggio, era solo una questione di tempi, di ritorno, sì, di ritorno dal ritiro, quindi non c'è stato, da questo punto di vista abbiamo trovato l'accordo in 10 minuti. Sì, sono orgoglioso di aver rinnovato un altro anno, si è aggiunto agli altri due che avevo, quindi diciamo l'avventura continua, sono contento di far parte di questa famiglia, la chiamo non società, perché per me è una famiglia dove sono cresciuto, quindi cercherò di dare il massimo tutti i giorni per raggiungere gli obiettivi insieme. Altri tre campionati con i Lecce in momento di dare un senso alla tua carriera. Ma un senso non direi, perché alla fine Lasciare il sì, segno, ecco. no, quello penso di averlo lasciato anche altre parti, però lasciarlo qui nella massima serie penso sarebbe il massimo per me e per la società. Quindi appunto cercherò di dare il massimo e superare magari anche i limiti che ci possono essere. Pippo, Bologna, tra l'altro ti dicesti basta, torna a giocare in Piacenza. Benevento, vinci il campionato e torni in Serie B. Per la terza volta, stavolta già di nome, due gambe, in Serie A ci resti. Che senso Ah, Bologna ero piccolino, quindi diciamo che ho sempre preferito giocare che stare in panchina. Era inutile secondo me rimanere un anno, cercare di fare uno spezzone ogni 10 partite, non mi serviva. Ho preferito andare a Cesena, una piazza importante dove fare 20 partite giro di ritorno. Infatti sono andato lì, poi Benevento ero in prestito, ho vinto il campionato, ci sono stati un po' di problemi, dovevo rimanere lì, poi non si è fatto nulla diciamo sulla cessione, e quindi sono ritornato a Bologna dove non rientravo nei piani e sono dovuto riandare in B. Sicuramente non mi ha aiutato nessuno e ci sono arrivato sempre con le mie gambe, ed è ancora più bello. E poi appunto venendo qui il primo anno mi ero prefissato questo obiettivo di raggiungere la Serie A con il Lecce, fortunatamente ci sono riuscito subito insieme ai miei compagni e sono orgoglioso di questo. Adesso è arrivato il momento di fare sul serio. pensi di dover conquistare ogni domenica la maglia titolare o ti senti titolare? No, credo che nel calcio non ci siano titolari. In ogni allenamento uno bisogna conquistarsi il posto. Il mister sa quello che posso dare, appunto. Io mi alleno sempre come ho sempre fatto alla grande, cercando di mettere il mister in difficoltà per la domenica. E poi il mister farà le sue valutazioni, sicuramente mi farò trovare pronto. Ma credo che anche l'anno scorso abbiamo sempre giocato con
io la mantia alla fine Mancoso, che è molto offensivo. Credo che più che gli attaccanti sia lo spirito di sacrificio che faccia la differenza. L'anno scorso davamo molto una mano anche al centrocampo, quindi tornavamo e ripartivamo, ribaltavamo l'azione subito. Se c'è spirito di sacrificio e volontà da parte nostra di aiutare la squadra, credo che potremo anche giocare tutti e tre insieme. Ma sì, credo che affronteremo una corazzata, ma dal punto di vista fisico non lo so, perché hanno un allenatore, Conte, che cura i dettagli, è molto, molto preparato. Hanno fatto sicuramente una preparazione intensa, però ho visto anche qualche amichevole, li ho visti abbastanza bene. Noi abbiamo lavorato altrettanto bene, ripeto, abbiamo fatto poche partite amichevoli, questa è stata la prima ufficiale. Io mi sento bene, sicuramente non al 100% ancora, perché è giusto che sia così, visto che siamo ancora a agosto, deve iniziare il campionato. Però mi sento bene e pronto per questa partita. Se vuoi dare un obiettivo per il tuo campionato di Serie A, in termini di gol, dove ti piacerebbe arrivare? Ma quello non l'ho mai fatto, diciamo che penso partita dopo partita, come ho fatto l'anno scorso, pensavo a migliorare partita dopo partita, poi quello che verrà di gol, assist, è tutto di guadagnato. L'importante è che penso che fare bene di squadra sia molto di più che farlo solo personalmente, quindi raggiungendo l'obiettivo di squadra penso che abbiamo benefici tutti.